Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, è martedì e cominciamo la nostra diretta con il risveglio energetico del martedì. Sono Serena Trotti, un'operatrice Shiatsu. Facciamo questi esercizi di una mezz'ora circa di risveglio energetico. Impariamo a lavorare sulla nostra energia. Lavoriamo sul corpo in ascolto facendo delle manualità molto, molto semplici, adatte a tutti. Vedo comparire qualcuno, buongiorno, buongiorno. E che si possono fare in qualsiasi momento della giornata, prevalentemente al mattino, diciamo. Ecco, Francesca, buongiorno. Però li potete fare in qualsiasi momento della giornata. Sistemo un attimo qua per la luce. Buongiorno Mirella. Allora, mi è arrivata una richiesta durante questa settimana e qualcuno di voi mi ha chiesto di mettere un po' di attenzione all'intestino. Ora, non è una cosa semplice andare a fare così di botto, darvi degli esercizi per delle cose specifiche, eccetera. Però quello che possiamo fare stamattina è fare un lavoro, di ascolto del nostro intestino, in modo che ciascuno poi abbia la possibilità, come l'abbiamo fatto e lo facciamo spesso con le spalle, con il collo, con le zone magari più contratte del nostro corpo, magari oggi andiamo a lavorare un pochino più sull'intestino. Però naturalmente dobbiamo prima di tutto riprendere un po' il contatto con noi stessi. Allora, come vi dico sempre, questi esercizi possono essere fatti in piedi, possono essere fatti anche da seduti, a patto che non siate seduti a squadra, a L sulla sedia e che teniate le gambe così. No? Quindi magari sul buongiorno, buongiorno, grazie. Magari teniate l'angolo della sedia o dello sgabello, meglio qua così, ok? In modo da lasciare libera la parte proprio della diara del nostro intestino. Un secondo solo che devo spostare una cosa. Allora, cominciamo a fare qualche respiro, che siamo in piedi o che siamo seduti, a fare qualche respiro in ascolto un po' del nostro corpo. Teniamo gli occhi chiusi, socchiusi, se ci viene più semplice. Abbandoniamo le spalle. Sentiamo le braccia che cadono, come trascinate dal peso delle spalle. Facciamo magari qualche respiro mettendo l'attenzione a quando buttiamo fuori l'aria e quindi inspiriamo in modo naturale, cioè riempiamo i polmoni in modo naturale. E poi la buttiamo fuori un po' forzata, cercando di svuotare. Se riusciamo addirittura, voi fatelo col vostro ritmo naturalmente, io vi spiego. Quindi inspiriamo in modo naturale e poi cerchiamo di buttare fuori l'aria tutta e addirittura quando siamo alla fine e l'abbiamo buttata tutta, immaginiamoci, buongiorno Emanuela, buongiorno a tutti, immaginiamoci di fare quasi un colpo di tosse, quasi per buttare fuori ancora quel pezzettino, perché noi siamo bravi a inspirare di solito.
quello che sbagliamo o non facciamo in modo completo o così come potremmo fare è buttare fuori l'aria e allora non facciamo spazio dentro di noi. Immaginate un po' la vita, eh? Quello che siamo bravi a prendere, siamo meno portati a lasciare andare e meno lasciamo andare, meno abbiamo spazio per le cose belle che ci aspettano. Così. Quindi, almeno con il respiro, proviamo a farlo qualche volta un po' forzatamente. L'avete fatto qualche volta mentre io parlavo, quindi non ci dilunghiamo. Potrebbe essere che al mattino, facendo questi esercizi, a qualcuno magari potrebbe girare un pochino la testa. Non vi preoccupate, siete sedute in piedi, siete belle tranquille, appoggiate, siete a casa vostra, solo riducete l'intensità, non fatelo più, non è naturale che andiamo proprio a fare una respirazione un po' strana, un po' particolare. Andiamo adesso ad accompagnare il nostro respiro con il movimento delle braccia. Quindi, in modo no, lasciamo le morbide le braccia, eh? Inspirando, portiamo sulle braccia, rilasciamo un secondo in alto mentre rimaniamo con i polmoni pieni e poi buttiamo giù mentre buttiamo fuori. Lo facciamo 3 volte. Rimaniamo un attimo a polmoni pieni e se riusciamo rimaniamo un attimo anche a polmoni vuoti. Il ritmo del nostro respiro dovrebbe essere un pochino cambiato, oppure siamo e comunque noi dovremmo essere un po' più consapevoli di questo respiro. Adesso andiamo a mettere le mani sul Tantien. Ne abbiamo parlato diverse volte. Perché una pancetta rotonda come la mia è comodo. Mettiamo tipo i pollici all'altezza dell'ombelico. E le mani vanno a cadere proprio a questo punto immaginario, energetico, naturalmente, che si trova un paio di dita sotto l'ombelico. I punti energetici sono del nostro corpo energetico. Il nostro corpo energetico, diciamo, corrisponde col corpo fisico e poi si espande. Quando parliamo di punti energetici, non immaginiamoci come quando dobbiamo andare a colpire un punto, o ad esempio come va a colpire un agopuntore con una precisione millimetrica. Immaginiamocelo, ma soprattutto impariamo a sentirlo. Sentiamo con il respiro e il nostro respiro dovrebbe essere arrivato al Tantien, la nostra pancia dovrebbe gonfiarsi, le nostre spalle sono morbide e le mani una sopra l'altra. Sentiamo il calore che si espande dai palmi delle nostre mani che abbiamo attivato con questi esercizi di respirazione e sentiamo il calore che si espande dal nostro tantien. Se non sentiamo questo calore, se ancora diciamo fatichiamo ad attivare il nostro ascolto, la nostra connessione con questo punto che si manifesta attraverso il calore, sfreghiamo molto bene le mani. I palmi uno contro l'altro, li sfreghiamo ripetutamente
quando sentiamo il calore nei nostri palmi, allora andiamo ad appoggiare. Quasi istintivamente vi sarà venuto di mettere una mano sotto l'altra, va bene così com'è. Poi magari facciamo mente locale, quale mano vi è venuta da mettere sotto. E sentendo la parte bassa del nostro addome, cominciamo a fare a tracciare dei circoli tenendo le mani a contatto sempre ascoltando il calore che viene dalle nostre mani come se volessimo attivare con questi cerchi il nostro tantien inferiore. Come se volessimo andare ad ascoltare questo calore, questa energia che si sprigiona e che da questo centro, come un sole, si espande e allora noi adesso lo andiamo a aprire e facciamo i nostri cerchi andando ad allargarli. Con il ritmo che ci viene spontaneo, ascoltiamo il ritmo, il nostro ritmo, ascoltiamo la nostra rotazione. Il verso della rotazione è quello che abbiamo scelto e andiamo man mano ad allargare questa rotazione. Allarghiamo questo cerchio e ascoltiamo cosa succede sotto le nostre mani, ascoltiamo cosa incontrano le nostre mani. Arriviamo fino al bordo delle costole che sentiamo la cresta iliaca, l'osso pubico. A un certo punto sentiamo i confini del nostro addome, della nostra ara, come si dice in giapponese. Harakiri facevano i samurai, vi ricordate? È più leggenda che altro, però da lì, ara, con l'H davanti. Sempre ascoltando le nostre mani, la nostra pancia, adesso richiudiamo gradualmente questo cerchio. Quando siete da sole, questo lo potete fare per tantissimo tempo, ascoltando le sensazioni che vengono, ascoltando le vostre mani, ascoltando Ara e ascoltando anche i pensieri, non i pensieri, ma le sensazioni, le intuizioni che possono venire attivando questo nostro centro molto profondo. Ok, dovremmo avere adesso le mani belle calde e anche la pancia, l'abbiamo ascoltata un po'. Adesso andiamo a sfregare anche i nostri fianchi
come se volessimo lisciarli, sfreghiamo scendendo, andiamo ad attivare la parte delle reni, bene sfregando con le mani, i glutei. Sui glutei diamo degli schiaffetti o dei pugnetti. Andiamo a scendere per le gambe. Scendiamo nella parte esterna, giù fino ai piedi e poi saliamo nella parte interna. Diamoci una bella sfregata. Alle gambe. Adesso andiamo ad attivare le nostre braccia. Le abbiamo mosse fino adesso, ma adesso occupiamoci un po' di loro, fino alle mani. Uno e l'altro. Poi il collo, le spalle, andiamo da un lato sulle scapole, dall'altro, e poi la testa, la nostra solita pettinatina, e quando sembriamo tutti dei bei leoncini, andiamo ad attivare la faccia, come se volessimo lavarcela, ma in modo un po' consistente. La radice del naso, la fronte, senza dimenticare la fronte. Non passiamo così sugli occhi. Sugli occhi possiamo però fare, scaldiamo per bene i palmi delle mani, e poi andiamo a appoggiarci a coppa così. Ah, è anche molto rilassante. Questa è una cosa che potete fare anche quando state davanti al computer, tanto scaldiamo, attiviamo bene i palmi delle mani. E poi, ciao Giovanna, e poi appoggiamo. Le mani sono a coppa, gli occhi saranno qua dentro e i palmi delle mani non toccano gli occhi, ma gli occhi sentono con le dita, stiamo sopra la fronte e gli occhi sentono il calore, praticamente tenar e ipotenar si appoggiano alla faccia. Scaldiamo bene e andiamo. Questo lo potete fare quando siete proprio stanche, quando avete gli occhi stanchi. Adesso è mattino, quindi è più facile che non sentiamo tanto anche il calore o non sentiamo tanto neanche il ristoro di questo, perché fortunatamente i nostri occhi non sono ancora stanchi. Allora, scusate un secondo. Avevo gli occhi e il naso gocciolanti, perché quando si va a lavorare, a distendersi, anche gli esercizi di respirazione che abbiamo fatto prima, è facile che ti facciano venire lacrime agli occhi, gli scricchioli nelle orecchie, oppure un po' di goccia al naso, perché comincia a muoversi qualcosa, no? Comincia a muoversi la tensione e si lascia andare, e quindi il nostro corpo si lascia andare. Allora, abbiamo detto che lavoriamo un po', andiamo a lavorare un po' sul nostro intestino. Allora, vi voglio insegnare qualcosa, qualche manualità che potete fare tranquillamente da sole. Allora, per l'intestino, innanzitutto toccandoci la pancia, noi dobbiamo ricordare
che il nostro intestino ha un senso. Quindi, la cosa più semplice da ricordare è l'uscita, diciamo, la via di uscita, il colon discendente è a sinistra. Quindi, il nostro intestino finisce a sinistra. Qualsiasi cosa noi cominciamo a fare sulla nostra pancia, se abbiamo un po' di costipazione dell'intestino, se abbiamo un po' di dolori alla pancia dovuti a un po' di gonfiore dovuti all'intestino, per prima cosa andiamo a fare questi sfregamenti. Io mi trovo comoda mettendo una mano sopra l'altra. Ecco, questi esercizi adesso io ve li faccio vedere da in piedi, ecco, mi avvicino e li potete fare tranquillamente a letto, sdraiati, va benissimo. Potete farli in piedi o a letto. Certo, questi non potete farli da seduto, un po' difficile. Quindi meglio mettervi sdraiati, e la cosa importante è non avere, io adesso ho un leggings, non avere delle cinture, qualcosa che tagliano a metà la pancia. Se ci sono, li abbassiamo, lasciamo la pancia libera. Quindi andiamo proprio a scivolare. Se per caso sentiamo già della tensione, allora andiamoci leggeri, ma passiamoci parecchio. È facile che durante questi esercizi possiamo sentire dei brontolii, dei borbottii, delle cose. Dobbiamo imparare ad ascoltarla, la nostra pancia, perché lei ci può dare grandi soddisfazioni. Quindi il fianco sinistro. Voi mi vedete al contrario, però siamo come allo specchio. Fianco sinistro, scivoliamo. Ok, questa è la parte discendente del nostro intestino. L'intestino sale a destra, diciamo, col colon ascendente, poi c'è tutto il traverso e questo è il discendente. Quindi prima andiamo, diciamo così, a fare spazio nella via di uscita. Se questo ci crea dei fastidi, rimaniamo a fare questo. Se sentiamo delle... Non vi preoccupate se sentite delle parti dure, se sentite delle sensazioni sotto le vostre mani. La nostra pancia è piena di avvallamenti, di parti più dure che si induriscono, che poi si rilasciano. Sarebbe nello Shiatsu Masunaga noi... lavorando su Ara possiamo lavorare su tutto il corpo e quindi non andate in tensione se trovate dei grumi, delle parti più dure, delle parti più morbide, è assolutamente normale. Questo chiacchierando perché è un lavoro lunghissimo da fare. E poi adesso invece andiamo a salire, percorrere la parte orizzontale e poi scendere. Quando scendiamo, abbandoniamo, quindi saliamo adesso dal lato destro, percorriamo il tratto orizzontale e poi scendiamo. Questa deve essere una pressione. Vedete che si muove la mia pancia, cioè andiamo a lavorare e adesso lo facciamo con dei circolini. Allora, possiamo farlo con una mano, con due. Facciamo dei cerchietti, facciamolo con una mano. Io ve lo mostro con una mano così forse si vede meglio. Partiamo dalla parte destra con dei cerchietti fatti con le quattro dita e saliamo
Saliamo, sentiamo il bordo delle costole, stiamo sotto il bordo delle costole naturalmente, passiamo qua nella zona sopra l'ombelico e scendiamo. Questa è un'altra cosa che potete fare ripetutamente. Andiamo a ricordare, a stimolare il nostro intestino, se è pigro, nel suo verso, quindi, e poi ricordiamoci sempre questo. Un altro esercizio che possiamo fare è quello di immaginare di come concentrare l'intestino verso la nostra pancia. Non pensiamo solo all'intestino, ma la nostra pancia verso l'ombelico. Allora, partiamo da in basso. A destra prendiamo come punto di riferimento l'inguine, veniamo su fino all'ombelico e qua dobbiamo proprio spostarla la nostra pancia, piano, leggere se vi fa male, se avete qualche fastidio. Andiamo a ascoltare, come dico sempre, ascoltiamo con le mani. Ma ascoltiamo con la pancia e quindi come se volessimo spingere tutta la pancia verso l'ombelico. La percorriamo, percorriamo tutto il contorno, no? Andando verso l'ombelico, dal basso a destra. Se ci sono zone più fastidiose, andiamo più leggeri, ma ritorniamoci. Il fianco lo spingiamo bene verso l'ombelico. Lavoriamo con le mani in modo creativo. Ad esempio, adesso a me viene comodo di fare così, spingere il fianco verso l'ombelico. E poi da sopra sentiamo le costole e quindi da sotto le costole andiamo verso l'ombelico. In alto, sul plesso solare, andiamo leggeri. Rispettiamo questa zona che è molto, molto particolare, molto importante. È la zona del terzo chakra. Poi andiamo avanti. Ecco, io mi trovo molto bene a farlo con la parte cicciottella del pollice, tenar si chiama. Sono tenar e ipotenar. Spero di avervele detto giusto, se no sono al contrario. Questo lavoro sempre fino all'ombelico. Poi andiamo a fare qualche rotazione salendo e buttando fuori. Diciamo non sono rotazioni, questi sono, dobbiamo fare come il simbolo dell'infinito che non si chiude. Avete presente? Ecco. Scusate, il simbolo dello Zen, dell'energia che non si chiude. Vedere l'orario. Avevo pensato di raccontarvi qualcosa sull'intestino dal punto di vista della medicina tradizionale cinese, ma per stamattina non ce n'è stato bisogno, non ce n'è stato tempo. Brevemente vi dico che l'intestino in medicina, mentre sempre continuiamo con queste. Allora, queste rotazioni possiamo farle infinite volte, è tutto un lavoro di preparazione. Proseguiremo la settimana prossima sempre su questi, sempre lavorando sulla pancia, lavorando sull'intestino, ma anche, come vedete, su tutti gli altri organi. Un'altra cosa che possiamo fare, e
È molto utile soprattutto nelle colichette. Ecco, questa cosa qua, guardate che è utilissima anche nelle colichette dei bambini piccoli. Quindi ricordiamoci il verso e ricordiamoci come fare. Prima da un lato, poi saliamo dalla destra e poi cerchiamo di portare, come abbiamo fatto, tutta la pancia verso l'ombelico. Un'altra cosa che possiamo fare è mettere le dita in questo modo, cioè il medio sull'indice, e andremo a fare, vediamo se riesco a farvelo qua, delle rotazioni, delle rotelline, cerchiolini, come se volessimo spingere dentro. Questi, sempre seguendo l'ordine che abbiamo seguito, quindi salendo dal basso a destra, il traverso e poi il discendente senza fargli fare il giro, perché il discendente poi va, e l'intenzione che noi mettiamo è molto importante. Attenzione e intenzione. Ve lo faccio con una mano sola, partendo da qua. Saliamo. Saliamo. Attraversiamo. Facendo queste rotazioni come se volessimo fare e poi lasciamo andare, cioè devono essere rotazioni che finiscono con una virgola. Facciamo così e poi lasciamo andare, come se volessimo fare un punto e poi finirlo con una virgola, un buchino e poi non venire via così, ma e questo deve dare l'intenzione, ok? So che è buffo da dire, però forse così si capisce. Faccio e do la virgola nel senso. Anche questo è molto bello nei bambini. Può darsi che sentirete la pancia che si muove. Se è quello che volevamo, tanto bene. Allora, andiamo a rifare una rotazione sulla nostra pancia. Può darsi che ci venga, a me viene da farla così adesso a due mani, in modo da rimettere un po' a posto tutto il lavoro che abbiamo fatto. Andiamo a risentire un attimo il nostro Tantien con gli occhi socchiusi, il nostro punto di energia. Abbiamo cominciato a lavorare un po' sulla nostra pancia con un autotrattamento. Continueremo la prossima settimana. Vi dico solo che così vi introduco, la settimana prossima magari vi racconto qualcosa di più, se qualcuno conosce un po' la medicina tradizionale cinese, sa bene che all'intestino sono dedicati ben due meridiani, l'intestino tenue e l'intestino crasso. Quando si dice che l'intestino è il nostro secondo cervello, non voglio dire che è vero, nel senso che io sono molto più convinta che il nostro corpo funzioni tutto come un cervello, ma nell'intestino c'è una parte veramente, veramente importante. L'intestino tenue è quello che assorbe il nutrimento, è quello che decide cosa tenere, cosa fa diventare carne, sangue, cosa nutre, cosa tiene per nutrire il nostro corpo. E l'intestino crasso è quello che si occupa di scartare quello che non ci serve. Questo detta proprio in modo semplice, semplice. Continueremo questo discorso perché è molto interessante e comunque continueremo il lavoro sull'addome, perché mi è particolarmente caro, ma soprattutto perché è particolarmente efficace. E questi esercizi possono essere fatti in qualsiasi momento. Io vi saluto.
Vi do appuntamento alla prossima settimana. Ringrazio e saluto anche tutte le persone che vorranno vedere questo video in diretta. Ringrazio l'amica che ci ha suggerito questa cosa. Non so se voleva essere nominata, io oggi non la nomino, semmai la nomino martedì prossimo. Un abbraccio a tutti, ciao, buona settimana. Chiudo.